Benvenuti, nel video di oggi parleremo di Giacomo Urtis, il chirurgo estetico dei VIP che ci rivela l'unica parte del suo corpo che non si è ritoccato. Ma prima di iniziare il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui nuovi contenuti in uscita. Giacomo Urtis ha recentemente partecipato alla trasmissione radiofonica La Zanzara, in cui ha affrontato apertamente e senza tabù vari aspetti della sua vita, compresa la sua transizione di genere e le sue preferenze sessuali. Il dermatologo dei VIP, noto per i suoi ritocchini e interventi estetici, ha condiviso dettagli sorprendenti sulla sua esperienza personale. In modo schietto, Urtis ha rivelato di sentirsi se stesso nella sua identità di genere, senza identificarsi completamente come uomo o donna. Ha sottolineato che, sebbene non abbia l'intenzione attuale di sottoporsi a interventi chirurgici per modificare il suo corpo, si sente a suo agio con la sua identità di genere attuale. In modo franco, Urtis ha parlato delle sue interazioni con gli uomini eterosessuali, rivelando che molti di loro sono attratti da lui proprio per la sua identità di genere ambigua. Ha affermato che gli uomini che cercano relazioni con lui vogliono le donne col P asterisco asterisco e, ma ha anche rivelato che ha sempre preferito i maschi e che la sua identità di genere non influenza la sua sessualità. Urtis ha condiviso di essere attivo nella sua vita sessuale, ma ha espresso anche una certa stanchezza per l'eccesso di attività sessuale. Ha ammesso di avere diverse relazioni e ha rivelato di sentirsi sicuro di poter attrarre una vasta gamma di uomini. Il chirurgo dei VIP ha discusso apertamente degli interventi estetici che ha subito, compresi numerosi ritocchi nel viso e liposuzioni. Ha sottolineato che, nonostante abbia fatto molte modifiche al suo aspetto, non si considera una bambola e ha scherzato sul fatto che il suo pene è rimasto invariato. Infine, Urtis ha parlato del suo lavoro e della sua intensa carriera come chirurgo estetico, rivelando di eseguire numerosi interventi chirurgici ogni giorno. Ha anche condiviso il suo rapporto personale con il grasso e le liposuzioni che ha subito per mantenere la sua immagine. L'intervista di Urtis è stata aperta e onesta, gettando luce su aspetti personali e professionali della sua vita che spesso sono oggetto di speculazione e pettegolezzi nei media. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale. Attiva la campanellina per non perderti gli ultimi gossip. A presto!